Rieccoci. Allora, la sanità è commissariata, il porto di Gioia Tauro è commissariato, il piano di messa in sicurezza del territorio è commissariato e adesso si sta per avvicinare anche il commissariamento del sistema delle acque. Lo ha fatto sapere in maniera chiara il governo Renzi, che in pratica qui la Calabria non è da sola, è in compagnia del Lazio e dell'Umbria e con aspetti un po' diversi anche della Campania. Perché siamo a rischio commissariamento? Anzi, per la vedo io, c'è quasi una ragione, una certezza. Perché nonostante le diffide che sono state fatte nel tempo, noi continuiamo a non avere un sistema delle acque integrato e soprattutto abbiamo non siamo usciti dall'emergenza per quanto riguarda la depurazione. Questo è un grande mistero, come i depuratori possono essere distrutti o non funzionanti e l'ARPACAN possa dire che il 99% delle nostre coste sono balneabili, è un po' un mistero, però prendiamo atto di questi dati e poi qualcuno si incaricherà di fare chiarezza. Quello che vuole fare, che ha fatto già chiarezza per quanto gli riguarda, è l'ente che ha fatto, è la Comunità Europea, la quale ha stabilito delle sanzioni terribili, pesantissime, nei confronti dello Stato italiano, che lo Stato italiano gira alle regioni che non sono in regola con la depurazione. L'ha messo nella legge di stabilità, adesso dà un ultimatum di 30 giorni entro il quale la Regione Calabria dovrà mettersi in regola rispetto ai parametri e alle forme di gestione degli ATO, degli ambiti territoriali ottimali, per quanto riguarda il sistema delle acque, cioè l'arrivo delle acque pulite, il loro trattamento quando pulite più non sono, eccetera, eccetera. Possiamo esprimere il ragionevole dubbio che quello che non è stato fatto in diversi anni sarà adesso fatto in 30 giorni? Se così sarà, noi andremo alla nomina di un commissario. E siccome la legge di stabilità è anche quella che è intervenuta per dire che d'ora in poi, quando ci sarà una regione commissariata, in qualsiasi settore venga commissariata, il commissario non può essere il governatore, noi avremo anche qui, perché in passato ricordate che si commissariava i rifiuti o la sanità eccetera, ma il ruolo di commissario veniva affidato al presidente della regione. La legge di stabilità nuova lo impedisce, tant'è che si è aperta il grande contenzioso tra Oliverio e il governo, perché venne nominato Scura al vertice dell'ufficio del commissario per la sanità. Adesso andremo incontro, quindi noi, molto, molto, diciamo, probabilmente, quasi certamente, a un altro commissario che arriverà da fuori e gestirà il sistema delle acque in Calabria. Beh, adesso se vogliamo fare della cinica ironia, beh, tutto sommato allora a questo punto se la può prendere davvero comoda il governatore nell'ultimare la sua giunta regionale, visto che le materie più grosse le gestiranno commissari nominati dal governo e provenienti da fuori dalla Calabria, gli resterà ben poco da dover gestire.